E sono vari anni che siamo mi dovete scusare, quando io sto con i miei amici riesco a parlare in una maniera disinvolta, però quando vedo le istituzioni, ho capito, però è un fatto proprio che ne so, mi viene da piangere perché l'emozione è talmente forte che sinceramente non riesco, e nonostante l'ho scritto, me lo sono scritto il discorso. Allora ripeto, buongiorno a tutti, sono Michele, figlio di Giovanni Panunzio, e sono vari anni che siamo presi, ci siamo presi in impegno, io, Daniela Marcone e l'Associazione Libera di Luigi Ciotti, di ricordare i nostri cari sempre, ogni anno che ricorre la data in cui hanno perso la vita per volere di un altro essere umano. Mio padre Giovanni quest'anno, il 6 novembre, fa 20 anni che non lo vedo fisicamente, ma vi assicuro che la sua onestà, la sua voglia di lavorare e i suoi valori più importanti, come la famiglia, sono rimasti presenti in me ogni giorno della mia vita. Papà era un uomo troppo limpido, molto umile e, come si dice, tutto di un pezzo, e non si sarebbe fatto mai privare della sua libertà, perché credete, ragazzi, la libertà di agire, di camminare e di lavorare nella propria città, cioè Foggia, era per lui la cosa più importante, era la sua vita, e infatti l'ha dimostrato per il fatto stesso che si è fatto ammazzare. La cosa che mi addolora di più è vedere Foggia dopo 20 anni così com'è. Non c'è lavoro, non c'è svago, non ci sono vetrine da poter guardare perché i negozi chiudono, però si continua ad uccidere perché la mafia c'era e oggi c'è sotto altra forma. Ragazzi, non lasciate che la paura vi blocchi, perché è così che succede. Purtroppo questa maledetta paura ci frega un po' tutti, e soprattutto per questo che noi delle volte ci arrendiamo e non collaboriamo. Cerchiamo di cambiare tutti, sforziamoci, anche nelle cose piccole. Non è facile, ma se vogliamo che la nostra città, Foggia, dopo tanto ma tanto buio, riveda il sole, dobbiamo esserci sempre più dei cittadini onesti e uniti tra di noi, perché ricordatevi che l'unione ha sempre fatto la forza, e la forza non potrà essere non potrà essere tutta distrutta. Grazie e vi auguro tante cose.